Buongiorno, buongiorno ragazzuoli. Siamo arrivati a martedì 13 e ancora Massimiliano Allegri è al timone della Juventus. Io mi aspettavo grosse novità ieri perché l'offerta araba è un'offerta concreta. Non credo che 10-12 testate giornalistiche scrivevano sta notizia dell'offerta, con anche un bonus alla firma di 10 milioni o più che lui sta valutando, ma che il più dicono sembra orientato a rifiutare. E la domanda sorge spontanea. Io ho ripercorso la carriera di Allegri. Quest'uomo qui gli piace non essere amato, gli piace essere criticato, non lo so, è una persona contorta a livello mentale, secondo me, perché non è stato amato da nessuna parte dove è stato. E quindi, non lo so, non ha il problema di dire mi odiano, e quindi si è tolto questo problema dalla testa. Quindi a lui di essere odiato dai tifosi della Juventus sembra che non gliene sbatta niente. E l'unica cosa che mi fa paura è questa, che lui ha la faccia di chi lo vuole fuori dalla Juventus, lui ci rimane di più ancora. Questo è il regalo che ci ha lasciato Andrea Agnelli con questo contratto assurdo di 4 anni che ha fatto a sto mezzo allenatore. Perché lui non è stato amato al Sassuolo, non è stato amato al Cagliari, non è stato amato al Milan. Difatti, tornando a Berlusconi, ricordiamo la scomparsa di Berlusconi, piacere o non piacere, ma ha fatto la storia dell'Italia Berlusconi, quindi piccolo cameo su Berlusconi. Berlusconi dopo il primo anno l'aveva sgamato e aveva capito che con questo il bel giuoco non l'avrebbe mai visto, quindi non vedeva l'ora di tirarselo via dai piedi. Piaceva Galliani, non so neanche il perché, perché Galliani secondo me è stato un grande dirigente, non so che cosa ci vedesse in Allegri. Però non è mai stato amato, ragazzi. Questa è arrivata la Juventus che lo volevano tutti via, non lo voleva nessuno Allegri. E quindi mi dà l'idea di uno che è pieno di sé, convinto di essere un bravissimo allenatore che non è, convinto di un calcio vecchio. Quindi ragazzi, da questo punto di vista siamo messi male, perché se questo si impunta e non gliene frega niente del sentimento popolare della gente che non lo sopporta, questo è buono veramente di rifiutare un contratto del genere. Io dico che essendo anche un venale, rifiutare tutti questi soldi quando sei un po' alla fine della tua carriera, perché adesso qualcuno dice ha paura di uscire dal calcio che conta. Lui è già uscito dal calcio che conta, Allegri. Allegri non vale un cazzo più. Si è bruciato in 2 anni alla Juventus, quindi pigliati sto contratto, fatti un po' di soldini, che tu sti soldi non li piglieresti in 10 anni. Basta. Poi ti chiamerà la nazionale, vai a fare il selezionatore, farà fare altro, ma non allenare. Allenare non è il tuo. Quindi ragazzi, aspettiamo e speriamo. Spero che il procuratore, che ci avrà i suoi interessi che lui accetti, lo spinga ad accettare. Se no, ragazzi, un altro anno con Allegri stiamo rovinati. Vi lascio un abbraccio, ragazzi. E forza Juve sempre. Stasera, ragazzi, sarà la mia live. Speriamo di dare l'annuncio nella mia live che Massimiliano Allegri se ne va tra i cammelli. Un abbraccio a tutti, ragazzi.